Allora, Pia, per Caserta sei ritornato in campo dopo l'ennesimo problema fisico, questo problema alla caviglia, ci cioè, diceva Zerettieri, insomma, stai provando una terapia conservativa per evitare di dover intervenire con un'operazione prima della fine della stagione. Come ti senti? A che punto è il tuo recupero anche a livello di minutaggio nelle gambe? Beh, è normale che sia condizionante il problema che ho avuto. A maggior ragione perché ovviamente stiamo cercando di tamponare la cosa e cercare di posticipare l'intervento, che comunque a fine stagione è in programma di fare. E mi ha condizionato soprattutto per il fatto che sono dovuto stare un mese fermo, senza poterne fare neanche palestra. Però adesso sono rientrato, per fortuna sta reagendo bene la caviglia, e riesco a allenarmi, riesco a far tutto, quindi anche fisicamente adesso inizia a star meglio. È stato importante aver fatto anche 10 minuti a Caserta per riassaggiare il campo, quindi sono contento. Nelle ultime quattro partite una nuova identità tattica, il 4-4-2 che sembra forse il modulo migliore per il Catanzaro in questo momento. Ovviamente c'è un posto in meno in mediana, tu te la devi giocare con Maida, Carcione, Varrasbek, insomma, dovessi essere chiamato in causa anche dall'inizio sabato, tu nel ruolo dei due mediani, dovesse anche essere riproposto questo 4-4-2, come ti troveresti oppure preferiresti giocare più avanzato come hai fatto nel secondo tempo a Caserta? No, io il mediano 2 l'ho fatto tanti anni, quindi non ho il minimo problema a giocare lì. E per quanto riguarda il modulo, è un modulo che in questi momenti può aiutare tanto, perché hai più riferimenti, ti difendi meglio, e quindi si è anche visto che a livello di prestazione abbiamo fatto bene. A Caserta, a mio avviso, meritavamo di vincere. Quindi si è visto, insomma, che con questo modulo stiamo iniziando a prendere un po' di fiducia, che è quella che alla fine manca ed è mancata fino ad ora. E per quanto riguarda il mio ruolo, non ho nessun problema a giocare mediano, a giocare seconda punta, insomma, l'ho fatto tanti anni, quindi va bene. Fiducia che viene anche da questa mini striscia di risultati positivi, 4 punti in 2 gare, li avevamo fatti prima a ottobre con Akragas e Taranto, stavolta però non abbiamo preso nemmeno un gol e questo è forse la notizia migliore di questi ultimi 10 giorni di stagione. Adesso arrivo il Fondi, squadra neopromossa che sorprendentemente ottava in classifica, ha fatto bene, ha vinto addirittura a Foggia. Gara delicatissima che il Catanzaro deve vincere a tutti i costi, probabilmente. Che difficoltà ti aspetti da una partita del genere? Ma le difficoltà più grandi, a mio avviso, come è stato fino adesso, ce le possiamo creare solo noi da soli, perché come dimostra il Fondi, non c'è il Fondi che vince a Foggia dimostra che qualsiasi squadra può fare qualsiasi risultato in questo campionato. Se non c'è concentrazione, non c'è fame di vincere, la squadra più sulla carta più debole può fare il colpaccio. E il nostro campionato fino adesso è stato questo: noi ci siamo spesso messi in difficoltà da soli e abbiamo perso partite che dovevamo vincere sulla carta. Quindi dimostra il fatto che non conta la squadra che hai se non ci metti in campo. Per vincere non basta la cattiveria, non basta l'impegno. Spesso ci vuole quel pizzico di malizia, di personalità in più per andarsela a prendere le partite. Domenica arriva una partita che noi non possiamo sbagliare. Veniamo a due risultati buoni, non vogliamo ritornare con la testa sott'acqua un'altra volta, come è successo dopo Taranto, che siamo andati a Matera, abbiamo preso quattro schiaffi. Sono convinto che quella lezione ci è servita e quindi vogliamo continuare a fare risultati positivi. Sulla malizia, tu che sei uno dei più esperti di questo gruppo, anche se non hai nemmeno 30 anni, Catanzaro nelle ultime partite, fra infortuni, squalifiche, rescissioni e posizioni di altro tipo, ha giocato con una linea verde, cioè, all'inizio c'erano solo due over 25, tre over 25 contro la Casertana, e voi insomma dovete essere un po' da guida per i tanti giovani che ci sono in rosa. Come fate voi praticamente, come potete praticamente svolgere anche durante la settimana questo ruolo di guida con i ragazzi più giovani? Beh sì, innanzitutto i ragazzi che sono scesi in campo nelle ultime partite, cito uno su tutti, Imperiale, a me ha colpito molto e volevo fargli i complimenti, ha giocato molto bene, ha dimostrato che insomma il Catanzaro ha dei giovani molto, molto interessanti. Per quanto riguarda l'esempio da dare, penso che debba essere un esempio di campo e non di parole, deve essere un esempio che faccia
faccia capire a chi ha iniziato da poco a giocare a calcio che comunque si trova in come tutti in una situazione brutta, che siamo ultimi in classifica, e di portarseli dietro, di dare l'esempio di portarsi dietro i ragazzi più giovani con i comportamenti in campo e non tanto con le chiacchiere fuori. E quindi tutti i ragazzi che hanno i giocatori qua, che hanno più esperienza, devono far sì che siano un punto di riferimento per gli altri, per quelli più giovani. In partita con cui comincia il mercato, voci ne girano parecchie, tu hai un biennale, dovessi arrivarti l'opportunità di andartene, come faresti? Parliamo del nulla in questo momento perché noi siamo ultimi in classifica. Io andare via da ultimo in classifica è una sconfitta per me e per la società. Io sono venuto qua a giugno per ambire a traguardi importanti, non sono venuto qui per lottare per salvarmi. Purtroppo la realtà ad oggi è questa, ma io l'ultima cosa che voglio fare è lasciare un brutto ricordo qui. Per adesso purtroppo le cose sono andate così, ma c'è ancora il tempo per far cambiare opinione. Quanto mandano a Barcolo i suoi gol? Mi mancano, certo. Oltre a quello, in questo momento mi sta mancando, fino adesso mi è mancato tutto, mi è mancata la continuità, mi è mancato il poter giocare al massimo della condizione, tante partite di fila, ho avuto tanti problemi. E quindi prima di pensare ai gol, in questo momento penso a esprimermi al 100%. Poi mi conosco e so che in quel caso i gol arriveranno. Grazie.